Ragazzi, bentornati su Pit Stop Italia e benvenuti ai nuovi. Oggi una nuova classifica. No, aspetta. Tu fai il test drive, le classifiche le faccio io. Ma le abbiamo sempre fatte insieme. No, questa volta le faccio io. La prima di tutte, BMW X-Drive 4.28, 245 cavalli. La seconda qual era? Va bene, le facciamo insieme. Ok, dai, ricominciamo. Allora, innanzitutto il video sarà sulle 10 auto 4x4 tra i 20.000 e i 30.000 euro. Quindi partiamo subito con la prima. BMW 428 X-Drive, 245 cavalli. Beh, è interessante perché sta sotto il superbollo e il motore ha un bel potenziale di crescita. Devi scoprire quanti cavalli fa con lo Stage 2. Secondo me ne fa tanti. Al secondo posto abbiamo la Mercedes classe A 45, la prima serie, quindi il 360 cavalli. E poi c'è anche qualche versione tra l'altro con 381 cavalli. Sì, c'è il 381 cavalli, poi le sue evoluzioni 400 e qualche cosa, 421, 425 sì. E non ci capiamo niente. Sì, scrivateci voi nei commenti. Queste ultime sono un po' più sopra i 30.000. Una chicca dal passato! Delta 4WD, non parliamo dell'integrale 16 valvole, nemmeno dell'integrale evoluzione, parliamo della 4WD, quindi quella senza i parafanghi allargati, senza la bomba turbo del cofano, ma con i contenuti interessanti, quindi motore 2000 turbo e la trazione integrale. 166 cavalli. E poi comunque la troviamo sempre, come detto, un range di prezzo dai 20 ai 30 mila euro. Adesso io vi sto mandando gli screen, perché così poi voi mi dite dopo magari 6-7 mesi che ho uscito il video, ma io non trovo quella macchina. Lo so, perché il mercato cambia, varia. Un giorno la macchina c'è, un giorno non c'è più. A oggi, il mio orologio è indietro di molti giorni, quando siamo a fine maggio, queste sono le auto che abbiamo trovato. Fine maggio 2023. Subaru Hatchback dell'anno 2008 STI. Sì, abbiamo avuto un po' da dire perché io volevo mettere un po' di Subaru, insomma ne troviamo in questo range di prezzo di parecchie annate, però giustamente buon punto mi dice la vera Subaru VRX ST. Se qualcuno volesse risparmiare qualcosina e tenesse qualcosa in tasca, magari con un VRX. Giusto, perché questa è 2.5, quindi prima o poi non rifare il motore. Sì, effettivamente i non ST sono più delicati. No, anche le STI. Quindi non comprate Subaru. Non è vero, non comprate Subaru. Però insomma questa era una versione un po' particolare, un po' bistrattata dei Subaristi classici, non essendo più una berlina tre volumi, ma essendo una Hatchback. Sì, cambia un po' la forma, se vi piace. Per esempio a me il muso piace molto. I contenuti sono comunque validi. Con 231 cavalli troviamo una fantastica Audi S1 con 231 cavalli. Che non sono pochi, soprattutto su un segmento B come quella, bella leggera, 4x4, manuale, cattiva. Ci è capitato di portarla in alcuni video menzionata, presto potrete arrivare anche come test drive sul canale, quindi mi raccomando, restate sicuri. Vero, Miki? Miki, porca ci stesse, dai. Voi intanto iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace per questo video e commentate. Commentate dicendo, Miki, dai, facciamo sto test drive. Dai. Commentate con hashtag Miki dacci l'S1. Hashtag Miki dacci la S1. Tutto attaccato. Passiamo al Golf 7R o Audi S3 da 300 cavalli. Praticamente la stessa macchina per quanto riguarda il comparto meccanico, il comparto motoristico e il comparto... Sì, allora come per l'Audi o per il Subaru eccetera, anche qui abbiamo un motore da 300-310 cavalli. Cambia molto, però in base magari a quando sono state prodotte c'è questa piccola differenza, il range sempre dai 20 ai 30, in base magari ai chilometri, quantità, eccetera. Signore e signori, ritorniamo un attimino nel passato, come per l'Arancia con la Toyota Celica GT4, ma come l'ho detto? Toyota Celica GT4. Che bello. Sì, 242 cavalli di pura cattiveria e ignoranza, 4x4 vecchio stile. È una bella 4x4, 240 cavalli di una certa età, quindi possiamo anche iscriverla ASI e risparmiare sul bollo. Che non è per niente male, poi un'auto super valida, molto bella sia da vedere che da guidare. Ricordi i 4 file messi lì, non sì, più scomparso. Anche qua abbiamo la doppia annata, perché ne ho trovata anche un'altra con il faro quello scomparso. Quella era la versione precedente, la ST-185, ma noi stiamo parlando della ST-245. No, questo è il 242 proprio. Sì, no, era la sigla. Ah, ok, c'è anche la 205.
Porsche Panamera 4.8, 400 cavalli. Super Bowl? Sì, breve, forse lo tolgo, quindi magari non Super Bowl. Speriamo. L'ultima è il Mercedes C63, il 450, da 367 cavalli. Della cavalleria, sempre 4x4, un del 4matic, formatic, leggetelo come volete. Formatic, sì, informatic, se si dice così o meno. È un'auto molto bella, un bel segmento, piacevole, ancora ben equipaggiato, ce ne sono davvero poche. Ed è un'auto molto... tipica della mafia russa. Sì, sì, è vero. Se volete un video delle auto più fuori legge che possano esistere... Auto da malviventi. Da malviventi, sì, ma da malviventi, lasciate un bel like e scriveteci se può essere interessante per fare un video. Ragazzi, se siete stati attenti, le auto sono nuove, ma essendoci stato questo dubbio tra S3 e Golf R, che sono praticamente la stessa auto... Vale doppio, vale sì, doppio, quindi conta due posizioni. Sono due auto, nel senso, l'S3 forse è proprio quella che viene più in mente quando uno pensa a una 4x4, magari moderna, no? S3, R3. S3. A meno. A te l'altro, sì, no. Parlando di tedesche. Ragazzi, il video finisce qua, ci vediamo il prossimo lunedì, come sempre. Un saluto da Pete! E da pompa!